Abbiamo firmato il contratto nella prima decade di gennaio e sono previste delle precondizioni per la finalizzazione definitiva del contratto, per la finalizzazione definitiva del contratto. Queste precondizioni riguardano innanzitutto la cessione dei crediti non performanti che abbiamo individuato come cedibili. Sappiamo che Atlante ha già preso una delibera in tal senso, si tratta di mettere a terra questa componente. Si tratta poi di finalizzare alcuni dettagli che sono previsti sempre nel contratto, inclusa evidentemente la ricapitalizzazione delle banche stesse da parte del fondo di risoluzione. È Victor Massià, numero uno di UbiBanca, il gruppo bancario bergamasco che si è aggiudicato Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti al prezzo simbolico di un euro a fare il punto della situazione in merito all'acquisizione delle tre banche ponte, in particolar modo soffermandosi sulle tempistiche. La stima che abbiamo e che abbiamo comunicato al mercato è di circa 3 mesi. Quindi io sono abbastanza ottimista sul fatto di arrivare alla primavera con un lavoro già molto avanzato. È evidente che noi a nostra volta abbiamo fretta, per quale motivo? Perché le banche stesse ci chiedono di intervenire sulla gestione più velocemente possibile. C'è una gran voglia che queste banche comunicano di riscatto, di voglia di far vedere le loro capacità, di tornare sul mercato in maniera normale. E voglia che noi non possiamo che condividere e in qualche modo accompagnare. E quindi credo che sia dal lato del fondo di risoluzione che dal lato nostro ci sia un enorme sforzo in corso per rendere più corto possibile questo periodo.